Ciao a tutti, oggi voglio condividere con voi 6 regole fondamentali per riprogrammare la mente subconscia al successo. Queste non sono solo semplici consigli, ma veri e propri strumenti per trasformare la vostra vita. Regola numero 1. La visualizzazione. Iniziamo creando una visione chiara e dettagliata del nostro successo. Immaginatevi raggiungere i vostri obiettivi e vivere la vita che avete sempre sognato. Visualizzate tutti i dettagli. Dove vi trovate, con chi siete, cosa fate, cosa vedete e cosa sentite. Coinvolgete tutti i vostri sensi, immergendovi completamente in questa immagine mentale. Questa visualizzazione dettagliata renderà la vostra immagine più reale e tangibile, facilitando così l'accettazione da parte della vostra mente subconscia. Passiamo ora alla regola numero 2. Le affermazioni positive. Le parole che usiamo influenzano il nostro modo di pensare. Perciò, utilizziamo affermazioni positive per programmare la nostra mente. La mente subconscia è il motore che guida le nostre azioni e emozioni, quindi è fondamentale avere una mentalità positiva e concentrarsi sulle possibilità di raggiungere i nostri obiettivi. Iniziamo a utilizzare frasi come «sono capace di raggiungere i miei obiettivi» o «sono una persona di successo». Queste affermazioni ci aiuteranno a migliorare l'autostima e a sentirci più sicuri di noi stessi. La regola numero 3 riguarda la creazione di un ambiente positivo intorno a noi. L'ambiente in cui ci troviamo influisce sul nostro umore e sulla nostra motivazione. Affrontiamo le nostre paure e superiamo le nostre limitazioni. Spesso sono proprio le paure e le limitazioni che ci impediscono di raggiungere il successo desiderato. Dobbiamo essere disposti a provare cose nuove e ad affrontare le sfide che si presentano lungo il nostro cammino. Ogni errore è un'opportunità per imparare e crescere. Identifichiamo le nostre limitazioni e lavoriamo su di esse in modo specifico. Siamo determinati a superarle con coraggio e determinazione. La costanza è la quarta regola per riprogrammare la mente subconscia al successo. Questo processo richiede tempo e impegno costante. Non bisogna mai arrendersi, ma continuare a utilizzare queste regole nella vita di tutti i giorni per raggiungere il successo che desideriamo. La costanza richiede anche la capacità di mantenere alta la motivazione. Siamo consapevoli dei nostri obiettivi e delle motivazioni che ci spingono verso di essi. Quando abbiamo una chiara comprensione di ciò che vogliamo raggiungere e del perché, sarà più facile rimanere costanti anche nei momenti difficili. Siamo aperti al cambiamento e alla flessibilità lungo il percorso verso il successo. Passiamo alla quinta regola, la gratitudine. Questa emozione potente può cambiare radicalmente la nostra vita. Essere grati per ciò che abbiamo invece di concentrarci su ciò che ci manca invia segnali positivi alla nostra mente subconscia. Questi segnali attirano ulteriori situazioni positive nella nostra vita e migliorano la nostra prospettiva generale. Possiamo praticare la gratitudine in molti modi, tenendo un diario della gratitudine in cui scriviamo ogni sera almeno 3 cose per cui siamo grati, o semplicemente concentrarci su ciò che abbiamo anziché su ciò che ci manca. La gratitudine ci aiuta anche a superare i momenti difficili, poiché ci permette di mantenere la prospettiva su ciò che abbiamo già raggiunto e di concentrarci sulle cose che possiamo controllare. La gratitudine è una delle chiavi per la felicità e il successo. Infine, la sesta regola è quella di connettersi con il divino. Questo ci permette di aprire la mente e il cuore a nuove possibilità, superando i limiti della nostra mente razionale e raggiungendo un livello più elevato di consapevolezza e comprensione della vita. La connessione con il divino può avvenire attraverso diverse pratiche, a seconda delle nostre preferenze personali e della nostra fede religiosa. La preghiera è una forma comune di connessione, in cui ci concentriamo sui nostri desideri e aspirazioni, chiedendo al divino di guidarci e sostenerci nel nostro percorso verso il successo. La meditazione è un'altra tecnica efficace per connettersi con il divino, svuotando la mente dai pensieri negativi e concentrandoci sulla respirazione o su un mantra che ci aiuti a trovare la focalizzazione. Ricordate sempre che la vostra mente subconscia ha un potere incredibile e può condurvi al successo. Se la programmate correttamente, seguendo queste 6 regole, potrete riprogrammare la vostra mente per raggiungere il successo che meritate. Non mollate mai, perché il successo vi aspetta ed è solo una questione di tempo e impegno. Siate la miglior versione di voi stessi e continuate a credere nella positività. Grazie per aver seguito questo video. Iscrivetevi al canale e buona fortuna nel vostro viaggio verso il successo.